canti e balli sulle note della Vion Rose di We Are The Champions e i Figli delle Stelle, una manifestazione dal titolo Somewhere Over The Rainbow che ha coinvolto i 200 ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Aquino, un modo questo per salutare l'anno scolastico. Una festa che ha coinvolto i bambini delle elementari e i ragazzi delle scuole medie, il tutto sotto gli occhi divertiti dei genitori e familiari dei giovani nei giardini della scuola media. La festa della scuola come epilogo di un anno di lavoro, perché il recupero, il tema di quest'anno è il recupero memoriale dagli anni 50 in poi attraverso la musica, il canto. Quale espressione migliore ci può essere se non quella di andare a riscoprire le proprie radici? È un atto educativo molto importante, perché il ragazzo non può radicarsi solo al presente, bisogna guardare un attimo al futuro, ma soprattutto al passato, per quello che di bello e di buono c'è stato. Tra i suoi piccoli concittadini c'era anche il sindaco della città di Aquino. Questo giardino non riesce a contenere l'enorme gente, tanta gente che è venuta qui ad assistere a questo meraviglioso spettacolo, i tanti genitori, i nonni che assistono a questa festa, una festa fatta di gioia, di armonia. Durante la manifestazione il neo primo cittadino ha annunciato l'istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani. Proprio in virtù di un nuovo messaggio che vogliamo mandare alle famiglie, ma in particolare a questi giovani, quindi dalla prossima stagione avrò un collega sindaco giovane, lo posso annunciare con grande anticipo. Abbiamo modificato lo statuto proprio oggi e sono soddisfatto di questa scelta, perché questa sera mi dà la carica per poter fare sempre di più. Ho trattenuto, ho avvocato a me la delega alla scuola per stare più vicino a questi ragazzi, per stare più vicino all'istituzione che forma i giovani e il futuro di domani. Durante l'anno, tra le attività didattiche proposte dall'Istituto Comprensivo, c'è anche il gioco degli scacchi, con un percorso che si è snodato per tutto il corso degli studi. Nel pomeriggio di sabato si è svolta una lezione conclusiva tenuta da maestri esperti del Nobil Gioco.